C'è proprio perché c'è un uso inappropriato, cioè di antibiotico terapia, e questo non fa nient'altro che aumentare le resistenze di alcuni ceppi, di alcuni batteri, in particolare di gran negativi. Chiaramente c'è molto lavoro da fare anche da parte della scienza medica, cioè in questo senso, ma ritengo che la via da perseguire sia questa. Se non ci sono misure efficaci, noi abbiamo già dei ceppi resistenti che sviluppano poi in particolari pazienti, nei pazienti defedati, nei pazienti operati, nei pazienti con carenza di difese, quant'altro, soprattutto nel contesto dei trapianti, delle complicazioni con ceppi fortemente resistenti e che poi possono, chiaramente portano a morte. Per questo motivo io annuncio chiaramente il voto favorevole alla mozione presentata da me come primo firmatario, ma soprattutto anche l'approvazione di tutte le altre mozioni. Grazie, signor Presidente. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole Gigli, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Il tema portato all'attenzione di quest'Aula dalla mozione Capua che il nostro gruppo ha sottoscritto e che condivide integralmente è un tema di grandissimo rilievo per quanto riguarda la medicina. È indubbio che l'antibiotico terapia ha mutato il decorso della storia, per così dire, della sanità in tanti paesi, e non parlo solo dei paesi in via di sviluppo, storicamente parlando possiamo parlare anche dell'Italia, che vide cambiare radicalmente appunto il decorso di tante malattie all'interno delle strutture sanitarie proprio a cavallo della liberazione di Roma, quando cominciò ad entrare nell'armamentario terapeutico dei medici la penicillina. Eppure con il tempo quello che era un grande intervento a tutela della salute ha rischiato di trasformarsi per un uso inappropriato e talora addirittura inconsapevole in un potenziale dramma per il futuro e certamente da subito in un elemento di tensione per quanto riguarda la salute e di aggravio per quanto riguarda la spesa sanitaria. Noi abbiamo avuto epoche intere nelle quali bastava una febbre a casa, magari un'influenza, magari una banale virosi, per indurre in buona fede tanti medici a somministrare antibiotici per rispondere alle ansie materne. E questo ha cominciato a selezionare germi sempre più robusti e resistenti. Ma certamente le moderne tecniche di ospedalizzazione, la presa in carico di pazienti ad altissimo rischio dal punto di vista della salute, soprattutto nei reparti di terapia intensiva, soprattutto nelle chirurgie ad elevato rischio, il passaggio da un reparto all'altro, hanno finito per potenziare, per così dire, la resistenza di questi germi che anche dal punto di vista poi del trattamento ha provocato una rincorsa senza fine alla ricerca dell'antibiotico sempre più potente, sempre più forte, in grado di debellare quella che era l'ultima resistenza che si era determinata. È chiaro che tutto questo ha prodotto un sistema che rischia di uscire fuori controllo. Rischia di uscire fuori controllo perché c'è dietro l'angolo certamente la possibilità che un giorno o l'altro qualcuno di questi ceppi resistenti ci sfugga di mano e possa diventare l'inizio di un qualche dramma anche a carattere ampio dal punto di vista epidemiologico, stante il fatto che già oggi alcune di queste ceppi resistenti si caratterizzano per un percentuale di mortalità di esito negativo appunto estremamente elevata. Ma c'è anche il rischio, dicevo, che comunque la sostenibilità del sistema sanitario sia messa essa stessa in crisi perché appunto la produzione di antibiotici sempre più potenti sta di fatto da un lato continuando a selezionare germi più resistenti, ma dall'altro lato sta portando ad un incremento di spesa dovuto alla ricerca, all'innovazione, all'individuazione di queste nuove molecole. Cosa fare?
Io credo che sia tempo per fare qualcosa che vada al di là di quanto pur lodevolmente il Ministero della Salute ha già fatto. Il Ministero della Salute ha certamente attenzionato il problema fin dal 2012 e ha dato appunto delle indicazioni per migliorare il confronto con questi germi all'interno delle strutture ospedaliere. È ritornato sul tema nel 2013 immaginando un sistema di sorveglianza sia passiva che attiva, con particolare riferimento ai soggetti già noti per aver prodotto fenomeni di resistenza e con particolare riferimento anche ai soggetti che transitavano nei reparti a più alto rischio. Eppure tutto questo evidentemente non basta. Non basta e è necessario quindi, come la mozione della quale l'onorevole Capo è proponente, della quale ho l'onore di essere cofirmatario, è necessario che venga messo in atto un piano nazionale per il monitoraggio e per la sorveglianza delle forme di antibiotico resistenza, che per altro verso preveda anche il contenimento, lo scoraggiamento, la limitazione secondo linee guida condivise e non derogabili dell'uso degli antibiotici a fini terapeutici. Ecco, noi ci auguriamo che anche attraverso questo strumento della mozione il Ministero voglia effettivamente dar corso a quanto aveva già incominciato a fare, rafforzandolo appunto nel senso indicato, e accogliamo con piacere appunto la valutazione positiva che il sottosegretario ha fatto, il parere positivo che ha dato riguardo a questa mozione, e vogliamo sperare che possa tradursi anche in un grande sforzo educativo, uno sforzo educativo diretto a tutti gli attori della classe medica ed infermieristica in particolare, ma anche di quella veterinaria, come ha richiamato l'onorevole Capo. Tutti coloro in pratica che hanno a che fare con la sanità pubblica dovrebbero essere coinvolti in un processo di educazione che faccia vedere come questo problema della antibiotico resistenza sta ormai diventando una priorità nazionale. Allora, attraverso l'educazione, attraverso il contenimento della spesa in antibiotici, dotandoci di linee guida sempre più appropriate e sempre meno derogabili per quanto riguarda il trattamento, attraverso la sorveglianza attiva e passiva, noi possiamo forse sperare di ricondurre il fenomeno sotto controllo e di far sì appunto che questa potenziale bomba ad orologeria non abbia a scoppiare, perché se scoppiasse potrebbe tradursi in fenomeni che abbiamo conosciuto in paesi in via di sviluppo e ai quali peraltro faremmo fatica a rispondere, perché non sappiamo fino a quando la sincronia tra l'antibiotico resistenza nuova che si è determinata e il prodotto capace di comunque colpirla potrà continuare a realizzarsi. Potrebbe venire il giorno in cui esce fuori una nuova forma di antibiotico resistenza e non c'è lì pronto il prodotto, per quanto costoso, per trattarla, e a quel punto si tratterebbe veramente di un dramma a carattere nazionale. Per cui voteremo a favore della mozione che abbiamo sottoscritto, voteremo anche a favore di tutte le altre mozioni nella misura in cui sono state con attenzione recepite dal Governo. Grazie. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole Borghesi, ne ha facoltà. Grazie Presidente, anche da parte del nostro gruppo vi è una notevole attenzione a quello che è un problema assolutamente importante e delicato come quello delle infezioni ospedaliere. Anche alla luce poi di recenti tragici fatti che sono accaduti a Brescia, a Bassano del Grappa e a San Bonifacio, in quel di Verona, che ovviamente devono ancora
essere accertati dalle autorità competenti. È balzato appunto tristemente alla cronaca questo fenomeno, questo problema, e quindi per noi è molto importante che anche qui in aula si dibatta oggi di un problema che riguarda la salute di tutti noi e che è assolutamente, assolutamente importante e delicato. Noi riteniamo che per controllare e ridurre le